Torino si schianta sulle auto nel parcheggio di Campo di Marte. Un'altra tragedia sfiorata per la caduta di un grosso albero caduto improvvisamente al suolo colpendo due auto di servizio dell'ASV. Via chiusa ai mezzi pesanti. Confindustria sul piede di guerra contro la decisione del comune di Pescia di vietare il transito ai tir in via delle Cartiere. Unico sbocco per le aziende di Villa Basilica. Garfagnana Terra Unica, un successo da 14.000 presenze registrate nel weekend per la manifestazione enogastronomica che mette in vetrina le eccellenze del territorio. Il basket, più tonfo che spring, sfuma il Settebello, prima sconfitta stagionale nella B2 femminile per la squadra lucchese superata nettamente al Palatagliate dalla PL. L'hockey, Bomber, Ambrosio e Gil, troppo forte dei marmi. Rosso-blu vincono 5-1 sulla pista del temibile Montebello e balzano in testa alla classifica a punteggio pieno e con una partita in meno, prossimo avversario, il forte Follonica. Bentrovati con l'informazione del nostro telegiornale, dunque l'edizione dedicata a Lucca, la Valle del Serchio, in primo piano l'avete sentito, partiamo subito dalla cronaca, un'altra tragedia sfiorata, questa volta è successo nel parcheggio della Cittadella della Salute, Campo di Marte, un grosso pino si è abbattuto sulle auto in sosta. Partiamo da qui, Guido Casotti. Si è sfiorata la tragedia poco prima delle 8 di mattina, ma per fortuna così non è stato. Un pino a grosso fusto e molto alto è caduto abbattendosi su alcune auto di servizio degli operatori ASL all'interno della Cittadella della Salute all'ex Campo di Marte. Complessivamente sono state due le vetture danneggiate in maniera tale da non essere utilizzabili. Il caso ha voluto che la caduta dell'enorme pianta, situata in una porzione di giardino di Campo di Marte, insieme ad una decina di pini, sia avvenuta quando ancora nessun dipendente aveva preso servizio, col rischio, facilmente intuibile, di recarsi a prendere le auto per iniziare i vari appuntamenti quotidiani. L'area è stata subito messa in sicurezza dai tecnici dell'ASL. Con il pino è crollata anche un'ampia parte del muro di contenimento del giardino. Le piante sono di proprietà dell'azienda sanitaria, che assicura erano tutte state recentemente controllate dalla regione, che ha in affitto l'edificio del Campo di Marte e si occupa anche del controllo degli alberi. Purtroppo i pini, anche se sotto monitoraggio come questi, sono per natura imprevedibili, sottolinea l'ASL, che adesso, con la Regione, si riserva di valutare se sia il caso di prendere provvedimenti per le altre piante. Gli ambientalisti protestano contro la revisione del piano integrato del Parco Alpi Apuane. Ce ne parla Federico Conti. No alla revisione della bozza del nuovo piano integrato per il Parco delle Alpi Apuane, in quanto già era stata come bozza bocciata addirittura dal comitato scientifico dell'ente stesso. Non si è fatta attendere la reazione degli ambientalisti di Apuane Libere. A meno di 24 ore dalla riunione della Commissione Ambiente della Regione Toscana a Seravezza, a margine della quale è stata di fatto annunciata la revisione del piano integrato del parco, piano redatto negli ultimi anni di mandato dell'ex presidente Putamorsi e già adottato in sede di giunta regionale, ma criticato da molti sindaci dei comuni con attività estrattive di marmo. Il timore delle associazioni è che si facciano tanti, troppi, passi indietro nella riduzione dell'attività estrattiva e sulla chiusura di cave nell'area del parco. Abbiamo richiesto una possibilità di entrare in commissione come auditori per raccontare in presa diretta, visto che noi rappresentiamo gli alpinisti, gli escursionisti, gli speleo e tutti quelli che frequentano le Alpi Apuane, andremo in commissione a raccontare come in due anni abbiamo prodotto 53 segnalazioni ambientali per gravissimi delitti nei confronti dell'ambiente, degli ecosistemi, ma soprattutto dell'acqua. Questa che vedete è la Monte Tambura e rappresenta, per chi non lo sapesse, il serbatoio idrico più capiente di tutta la regione toscana. Quindi un bene preziosissimo che giornalmente viene inquinato nelle proprie falde. Quindi noi siamo per la chiusura di tutte le cave dentro il parco, graduale, progressiva, senza shock occupazionali, ovviamente, perché tutti noi siamo operai e operaie. Adesso ci spostiamo a Collodi, dove è stata chiusa via delle Cartiere ai mezzi pesanti. Confindustria prende posizione contro la decisione del comune di Pescia. Egidio Conca.
Confindustria Toscana Nord sul piede di guerra contro la chiusura ai mezzi pesanti di Via delle Cartiere a Collodi per consentire i lavori di rifacimento dei marciapiedi. Il Comune di Pescia ha annunciato che tra pochi giorni la strada, unico sbocco per le cartiere di Villa Basilica, sarà vietata ai tir dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 per un periodo che potrebbe arrivare a 6 mesi. Una decisione inaccettabile per gli industriali che chiedevano viabilità alternative od orari meno impattanti. Il blocco della viabilità mette in condizione le cartiere della zona pesciatina di non saper più come fare ad operare. Ci dispiace che, come Confindustria Toscana Nord, si sia cercato in vario modo di trovare delle soluzioni, ma queste soluzioni non vengono. La media del fatturato giornaliero perso durante l'interruzione, secondo Confindustria, sarà di 1 milione di euro, danno che le aziende non sono in grado di assorbire. Per questo gli industriali chiedono al Comune di riaprire le trattative per cercare altre soluzioni, anche perché le aziende minacciano di adire a vie legali. Poi le aziende chiaramente si riserveranno anche poi di percorrere quelle che possono essere le vie legali, perché come potete capire l'interruzione è improponibile. 6 milioni di euro messe a disposizione per sostenere le aziende, gli enti e le associazioni dei territori montani. Il GAL Appennino presenta le proprie strategie alla Regione Toscana. Sentiamo. Un momento importante per GAL Appennino, che ha presentato alla Regione Toscana la strategia della prossima programmazione che andrà a sostenere per i 5 anni a venire i territori montani per mezzo di chi li vive. Questo grazie anche ad un lavoro di raccolta e di ascolto diretto delle istanze della montagna e della collina. È un momento molto importante per il GAL Montagna Appennino, che è andato a presentare a ottobre la strategia, il documento che conterrà la strategia per i prossimi anni sulla prossima programmazione, che è stata frutto dell'ascolto dei territori. I bandi della programmazione dei prossimi 5 anni, se confermati, prevedono contributi per 6 milioni di euro e sono aperti e diretti a tutti i soggetti che rappresentano le realtà del territorio. Stiamo parlando di aiuti alle imprese, di aiuti alle associazioni che possono svariare nei vari ambiti, cultura, sociale, ambiente, aiuto agli enti pubblici, aiuto anche a fondazioni, cioè per cui siamo aperti nella nostra programmazione, nei bandi che andremo a attuare, un po' a tutti i soggetti che in qualche maniera rappresentano le realtà delle nostre comunità. Per cui sono previsti proprio aiuti per ogni tipologia di soggetto e anche per ogni tipologia di intervento nei vari settori. Le aree montane di competenza del GAL dopo l'ampliamento sono la Valle del Cerco e la Garfagnana, l'Alta Versilia, alcuni comuni montani del Pistoiese ed anche della Lucchesia, come anche 2 comuni dell'area pisana, Buti e Calci, per sostenere il territorio dei Monti Pisani. Rimaniamo in zona per Garfagnana Terra Unica, la manifestazione enogastronomica che mette in vetrina le eccellenze del territorio, mette a segno un altro successo, migliaia di presenze registrate nel primo weekend. Garfagnana Terra Unica si conferma una manifestazione popolare di alto gradimento. Nel primo weekend circa 14.000 persone hanno varcato il cancello d'ingresso della manifestazione ed hanno apprezzato, tra le altre proposte, soprattutto le bontà cucinate e preparate dalle associazioni presenti. La manifestazione è arricchita anche al suo esterno con tante offerte gastronomiche ed artigianali, ma come sempre ad avere il ruolo più importante sono le associazioni della Garfagnana, che per questa occasione portano a Castelnuovo le loro bontà, che normalmente animano le loro feste o sagre paesane. Un ringraziamento a tutti i volontari delle 17 associazioni che hanno, diciamo, sfamato migliaia di persone, e ci vediamo per il prossimo weekend con altre 17 associazioni. Questa invece è la voce di Massimo Turi, presidente degli autieri della Garfagnana, che nonostante la concomitanza con Terra Unica hanno mantenuto il presidio nelle zone alluvionate. Questo weekend è andato benissimo e speriamo che il prossimo sia ancora meglio. Voglio ringraziare tutte le associazioni, che è stato un lavoro di squadra, che la prossima settimana ci saranno altre associazioni e cercheremo di fare di tutto perché la manifestazione cresca e venga sempre meglio. Approfitterei per ringraziare i volontari che sono dell'associazione che sono a Montemurlo con la cucina da campo, che preparano 250 pasti al giorno per i volontari della colonna mobile nazionale. Con Garfagnana Terra Unica appuntamento adesso al prossimo weekend, quando a cucinare saranno altre 17 associazioni della Garfagnana.
Ci occupiamo ancora di commercio, ma ci dobbiamo spostare a Lucca, dove il Forno Giusti ha compiuto 200 anni e rientra così nel progetto Botteghe in Vetrina. Ci spiega di che cosa si tratta Egidio Conca. Pane, focaccia e buccellato da sempre sulle tavole dei lucchesi. Compie 200 anni il Forno Giusti di via Santa Lucia e la Confcommercio Toscana ha inserito questa attività nel progetto Botteghe in Vetrina, che fa conoscere al pubblico attraverso il web i presidi più autentici del gusto e della tradizione della nostra regione. Ma qual è il segreto che ha permesso al forno aperto da Amedeo Giusti nel 1823 di continuare a sfornare prelibatezze fino ai nostri giorni? Il segreto è quello di essere ancorati alle tradizioni guardando al futuro. Noi continuiamo a lavorare come lavorava Amedeo e come prima di lui lavorava il fornaio che aveva prima, che lavorava solo ed esclusivamente per la chiesa. Quali sono i prodotti che ancora oggi vi chiedono di più i lucchesi e i turisti? Allora, i turisti ci chiedono fondamentalmente il buccellato, la focaccia, le focacce farcite e tante altre cose. I lucchesi ci chiedono il pane più tipico, tipo i militari, il pane casalingo, le vari tipi di focaccia, croccante, più morbida, soprattutto quella dolce che la facciamo ormai da sempre, è uno dei nostri cavalli di battaglia. Botteghe in Vetrina nasce da una serie di lezioni online per aiutare le attività tradizionali della Toscana a pubblicizzarsi su internet. Tra le attività che hanno partecipato ne sono state scelte 6, i cui video appariranno sui social di Fondazione Sistema Toscana e Confcommercio. Nella provincia di Lucca è stato scelto lo storico Forno Giusti proprio perché insomma aveva partecipato con interesse all'iniziativa e poi perché è un'eccellenza del territorio e tra l'altro insomma compie anche 200 anni, quindi veramente era l'occasione giusta. I deputati Luigi Marattin, Italia Viva ed Enrico Costa di Azione a Lucca per un incontro sui temi del fisco e della giustizia, l'appuntamento in programma lunedì 20 novembre alle 18 a Palazzo Ducale. Alla tavola rotonda moderata dal caporedattore della Nazione Francesco Meucci è previsto anche il saluto di Andrea Marcucci, presidente di Libdem Europei ed ex capogruppo del PD. 7 associazioni del territorio insieme per promuovere l'inclusione e un nuovo welfare culturale. Attivare in tutto il territorio provinciale percorsi di incontro e di welfare con particolare attenzione ai giovani e alle persone con disabilità. È l'obiettivo del progetto Be on Fire, bellezze e occasioni nuove per fare inclusioni e relazioni, finanziato dalla Regione Toscana. Nella prestigiosa cornice della Sala dei Servi, nel complesso di San Micheletto, è stato firmato l'accordo di partenariato tra le 7 associazioni del territorio, coordinate dalla Fondazione per la Coesione Sociale e che animeranno il territorio per tutto il 2024, con occasione di incontro, scoperta di sé ed esperienze di autonomia in un quadro di welfare culturale. Stiamo parlando di un nuovo modello integrato di promozione del benessere e della salute delle persone e delle comunità attraverso pratiche fondate sulle arti visive, performative, sul patrimonio culturale e paesaggistico. Tutto il territorio con le sue associazioni è rappresentato: la Piana di Lucca, la Valle del Serchio e la Versilia. Fondazione per la Coesione Sociale ha tra i suoi obiettivi quello di costituire e accompagnare le reti. E questa mattina si celebra una rete costituita di 7 associazioni, piccole associazioni presenti sul nostro territorio, che stipulano una convenzione con Fondazione per la Coesione Sociale, poiché insieme hanno realizzato un progetto riconosciuto dalla Regione Toscana e quindi finanziato, che riguarda la socializzazione dei ragazzi disabili. Quindi direi un momento importante perché si è realizzato uno dei nostri obiettivi. Spazio adesso alla cultura, andiamo a Porcari dove in municipio è stato presentato il ricco programma della nuova stagione teatrale. Sono 6 gli appuntamenti col Grande Teatro di Prosa in programma per la stagione invernale all'Auditorium Vincenzo da Massa Carrara di Porcari, grazie alla rinnovata collaborazione tra l'amministrazione comunale e Fondazione Toscana Spettacolo. Il programma della stagione teatrale è stato presentato in municipio dall'assessora alla cultura Eleonora Lamandini.
Si parte sabato 16 dicembre con la leggenda del pallavolista volante, con Andrea Zorzi, ex atleta, oggi giornalista, che con questo spettacolo si mette in gioco e gioca col teatro. Tra gli altri appuntamenti, lo spettacolo Niente Panico di Paolo Hendel il 13 gennaio e l'appuntamento di chiusura il 23 marzo con lo spettacolo Secondo Lei di Caterina Guzzanti. Quest'anno ci sono dei nomi importanti e accanto a nomi importanti abbiamo scelto di trattare anche delle tematiche importanti. Spaziamo dallo sport, passando per quelle che sono le problematiche di una società che affronta tante emergenze e urgenze, e passando poi anche a trattare temi più intimi, temi più legati alle relazioni e ai rapporti che ci sono sempre all'interno della nostra società. Lo facciamo in un auditorium che, come sapete, è rinnovato e quindi il contenuto e il contenitore che si incontrano vanno a braccetto e permettono, come ci auguriamo, di far fruire il teatro agli spettatori in un modo ancora più bello, in un modo ancora più prestigioso. Si chiude così l'edizione dedicata a Lucca, alla Valle del Serchio. Grazie per averci seguito fin qui. Adesso una pausa pubblicitaria, poi come sempre l'informazione prosegue con la pagina sportiva. Arrivederci.